Ritrovati e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM con le misure per il contrasto all'emergenza Covid. Sono 9 le regioni che passano così in area arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Restano invece in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. La Campania, insieme ad altre 5 regioni, resta invece in fascia gialla. Sono Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento e Molise. Nessun passo indietro dunque con il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, le scuole superiori in didattica a distanza al 50% da lunedì. Il governo ha poi confermato il divieto della vendita da asporto per i bar dalle 18, piscine e palestre ancora chiuse. Con il decreto inoltre la novità dell'introduzione della zona bianca, in cui le uniche restrizioni sono il distanziamento e l'uso della mascherina. Ma i parametri, 3 settimane consecutive di incidenza di 50 casi ogni 100.000 abitanti e un rischio basso, fanno sì che ci vorranno mesi prima che una regione possa trovarcisi. Il divieto di spostamento tra regioni, infine, comprese quelle gialle, sarà in vigore fino al 15 febbraio e non più fino al 5 marzo. Sono 16.146 i tamponi positivi al Covid-19 in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 477. Entrambi i dati sono in calo rispetto alla giornata precedente, quando si erano registrate 522 vittime e 17.246 nuovi casi. Con l'inserimento dei test antigenici nel calcolo complessivo dei tamponi, per la prima volta nel nuovo bollettino del Ministero della Salute, vengono segnalati 273.506 tamponi per il Covid effettuati in tutta Italia. Il tasso di positività con l'avvento del nuovo calcolo è del 5,9%, in netto calo rispetto al 10,7% del giorno precedente, quando però la percentuale dei positivi era calcolata solo sui test molecolari, che erano stati 160.585. Se si calcolasse quindi l'incidenza solo sui molecolari, il tasso sarebbe stabile al 10,3. A commentare i dati il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Ascoltiamolo. Devo dire che ho una grande soddisfazione nel dire che si può fare sempre meglio, sicuramente, ma il nostro paese, le regioni stanno facendo veramente uno sforzo ottimale e credo che noi siamo in questo momento percentuale per numero di vaccinazioni fatte sulla popolazione sostanzialmente al top in Europa. Questa è una grande soddisfazione perché io l'ho sempre detto, l'ho detto un'altra volta in una conferenza stampa, la tradizione della vaccinazione in Italia non nasce oggi. Per quanto riguarda fase 1, fase 2, io direi che chiaramente sta andando bene, come dicevo prima, la fase 1, chiamiamola 1A, cioè operatori sanitari e questo inizio di vaccinazione anche al di fuori dell'ospedale, quindi nelle residenze assistite, residenze sanitarie assistite. Chiamiamo fase 1B magari quella in cui si incominciano a vaccinare gli ultraottantenni, che non si trovano dentro le residenze assistite di vario tipo. Credo sì che questa fase anche comincerà presto, naturalmente ciò dipende da quando si finisce di vaccinare soprattutto gli operatori sanitari e il personale e i residenti nelle RSA, ma se viene rispettata la tabella di marcia sicuramente entro fine mese, il mese di febbraio, questa fase assolutamente comincerà. L'approvvigionamento naturalmente è sempre un problema, insomma, dei vaccini, perché non dipende da noi, dipende dalle ditte che producono i vaccini. Per ora mi sembra che le tabelle di marcia siano state rispettate, anzi, in genere sono state anticipate. Sono 1.000
1150 i nuovi contagi in Regione Campania, secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi, arrivato ieri con un ritardo di ben 2 ore rispetto all'abituale tabella di marcia. I tamponi effettuati sono 13.929, da oggi includono anche i test antigenici. La percentuale di positività è scesa all'8,25%, grazie anche a maggior numero di tamponi effettuati. Dal bollettino si segnalano 933 guariti e purtroppo altri 37 decessi, di cui 17 nelle ultime 48 ore e 20 nei giorni precedenti, ma contabilizzati soltanto ieri. Cambiamo argomento, ripartono i lavori al cantiere del Policlinico di Caserta dopo una lunga fase di stallo che ha generato forti polemiche per i tempi sempre più dilatati. Lo scorso 17 dicembre però l'Università Van Vitelli insieme al sindaco Carlo Marino avevano preannunciato la ripartenza dei lavori di una delle opere più importanti di tutta la Campania dopo l'accordo trovato con il MISE e così infatti è stato. Questa mattina il sopralluogo al cantiere da parte del sindaco di Caserta, Carlo Marino, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del nuovo rettore dell'Università della Campania Luigi Van Vitelli Gianfranco Nicoletti. Ascoltiamo proprio le nostre interviste al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al sindaco di Caserta Carlo Marino. È una giornata simbolica per tutta la Campania. Questa è la prima grande opera che riparte nel 2021. La prendiamo come il simbolo di una rinascita, di una ripresa di investimenti, di sviluppo, di apertura di cantieri, di creazione di lavoro. Un'opera di valore straordinario per la provincia di Caserta, ma per tutta la regione Campania. Sapete che è un progetto partito 22 anni fa, poi crisi aziendali, rescissioni contrattuali, abbiamo ripreso. C'è stato un impegno straordinario del rettore, c'è stato un impegno del Comune di Caserta, c'è stato e ci sarà un impegno finanziario della Regione Campania per un importo di 50 milioni di euro. Dobbiamo fare in modo che il tempo perduto diventi un'opportunità, nel senso che potremo dotare il Policlinico di Caserta delle tecnologie più avanzate oggi esistenti in Italia e nel mondo. L'impegno della Regione Campania è in questa direzione. La struttura è finanziata, ma non sono finanziate le tecnologie, gli arredi interni, le dotazioni tecnologiche per il Policlinico. La Campania garantirà queste dotazioni per un importo di 50 milioni di euro. Poi abbiamo un accordo con il Comune di Caserta per realizzare le infrastrutture della mobilità, sia su strada che su ferro. E quindi dovremo evitare che sia un grande complesso in una specie di deserto. Dovremo garantire collegamenti effettivi ed è veramente un'opera di valore straordinario per tutto il sistema sanitario della nostra regione. Una giornata che ci dà fiducia e che ovviamente rappresenta un'occasione di sviluppo davvero unica per tutto il territorio. Vogliamo combattere questa emergenza pandemica facendo riprendere un'opera straordinaria che era ferma da anni, si sono risolte le sue difficoltà, i suoi prospetti giuridici, si è arrivato a discutere con l'ANAC, con l'anticorruzione, con una transazione importante, con l'azienda che è riuscita a ripartire e oggi avremo 32 mesi, un cantiere certo, lavorazione ogni mese per circa 3 milioni e mezzo di lavori e già pensiamo alle infrastrutture intorno al Policlinico. Il Policlinico sarà il nuovo rinascimento della città, sarà la prospettiva e il futuro di perché i nostri giovani dovranno rimanere in questa terra, 500 posti per curare la salute, ricerca, didattica, fra un anno avremo già la didattica e l'università che vivrà in questa struttura e soprattutto già stiamo immaginando quelle che sarà sia la metropolitana leggera che servirà il Policlinico, sia tutte le infrastrutture a gomma che dovranno ancora crescere di più, non tanto l'interconnessione con la città, ma anche la rete regionale che colleghi il Policlinico all'intera Campania. Io penso che questa è una delle grandi opere della Campania, farla ripartire e farla riprendere quella che era la sua prospettiva e il suo futuro è non solo un'occasione per Caserta ma un'occasione per l'intera regione. L'unità di crisi della Regione Campania si è riunita ieri pomeriggio per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno in presenza della scuola.
Una relazione tecnica che è confluita nell'ordinanza che sarà firmata nella giornata di oggi. A partire da lunedì prossimo, il 18 gennaio, sarà infatti consentito il ritorno in presenza fino alla classe terza della scuola primaria, oltre alle classi dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, con i bambini e i ragazzi con bisogni educativi speciali. Non sarà ancora consentita per il momento la refezione scolastica. È stato dato inoltre mandato alle ASL di distribuire medici di medicina generale e test antigenici per il monitoraggio della situazione dei contagi del personale della scuola, docente e non docente, con priorità per chi è già stato impegnato nella didattica in presenza. La Regione Campania ha comunicato altresì che, come da ultimo DPCM, la Campania da oggi viene confermata in zona gialla con le relative restrizioni nazionali. Passiamo anche alla cronaca regionale. 221 flaconi del farmaco Alcover nascosti in diverse stanze di una casa all'interno di buste di plastica. E quanto hanno scoperto a tre case in provincia di Napoli, carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del reggimento Campania e nucleo cinofili di Salerno. La pericolosa sostanza psicotropa, conosciuta come droga da stupro, anche ecstasy liquida, con potenti effetti inibitori a livello cerebrale, era conservata in di diverso volume. La droga nell'abitazione di un 43enne già noto alle forze dell'ordine è stata ritrovata anche grazie a Willy, un pastore tedesco del nucleo cinofili, addestrato al rinvenimento anche delle droghe sintetiche. I controlli sono stati messi in atto dai militari nei comuni dell'area vesuviana sud-orientale di Trecase, Terzigno e Ottaviano. Sono 181 i nuovi casi di coronavirus a Caserta in tutta la provincia, secondo l'ultimo bollettino diramato ieri dall'AS locale. I tamponi effettuati sono 1.847 per una percentuale di incidenza ai test del 9.79%, un dato equiparabile alla giornata precedente. Secondo l'ultimo bollettino, inoltre, sono 175 i guariti da coronavirus, che portano una diminuzione di 2 attualmente positivi in tutta la provincia, che segnala però ulteriori 8 decessi nelle ultime 24 ore. I comuni con il maggior numero di casi attualmente positivi sono Maddaloni con 249, Mondragone con 207, Caserta con 188 casi. Ennesima truffa scoperta da Striscia la Notizia. Una scuola di Pastorano regalava punti ai professori in cambio di soldi. I docenti si pagavano da soli contributi e stipendi in cambio di punti utili per scalare le graduatorie utili statali. Il protagonista della vicenda è sempre lo stesso uomo, denominato Mr. Spara Diplomi, scoperto da Striscia la Notizia lo scorso 15 gennaio. Nel primo servizio andato in onda, l'inviato Luca Bete si è infatti recato a Pastorano ed è riuscito a beccare Mr. Spara punteggi in un bar. La calma è durata però pochissimo. L'uomo, non appena ha visto Abete entrare nel bar, si è subito allontanato in compagnia di un amico. Ha poi fermato persino un'auto della polizia municipale che stava transitando in zona ed è praticamente salito a bordo. Dopo pochi minuti è sceso dalla vettura della municipale e si è nuovamente allontanato. Ma non contento, l'amico si è scagliato violentemente contro la troupe, minacciandolo di gravi ripercussioni. Alla fine gli animi si sono placati e l'inviato ha invocato l'intervento delle forze dell'ordine per porre fine allo sfruttamento lavorativo della scuola paritaria di Pastorano. Pieno sostegno al corpo di polizia municipale, lo ha dichiarato e ribadito il sindaco Andrea Pirozzi a seguito degli spiacevoli eventi che hanno coinvolto alcuni agenti in servizio presso il comando di Santa Maria Vico. Per il primo cittadino si è trattato di un atto di violenza che non può e non deve essere tollerato, soprattutto in un momento così difficile che vede i nostri rappresentanti, dichiara, delle forze dell'ordine impegnati quotidianamente nella lotta al Covid. Solidarietà ai vigili coinvolti è stata espressa anche dall'assessore delegato Giuseppe Nuzzo, che nel definire l'episodio un attacco alle istituzioni locali ha annunciato che l'amministrazione seguirà da vicino tutto l'iter giudiziario senza escludere l'eventuale costituzione quale parte civile nel procedimento penale contro i responsabili, che intanto sono stati già identificati e denunciati.
Passiamo come di consueto anche alla pagina sportiva e parliamo di Serie A. Giornata di vigilia per il Napoli che si prepara ad una settimana di fuoco. Prima la sfida di domani allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina, poi il big match in Supercoppa mercoledì contro la Juventus. Buone notizie al momento dall'infermeria azzurra. Kostas Manolas è infatti tornato a disposizione di Gattuso e ha svolto la seduta di ieri totalmente in gruppo. Da domani il Napoli proverà a dare continuità dopo la vittoria all'ultimo respiro di Udine in campionato e qualche critica dovuta al post Coppa Italia. Per il lunch match Rino Gattuso non potrà contare ancora su Osimhen, positivo al Covid, e sullo squalificato di Lorenzo, possibile spezzone di gara invece per Mertens in panchina nel match di Coppa Italia contro l'Empoli. Tre pali dovrebbe tornare Ospina con difesa composta da Isai, Koulibaly, Mario Rui e uno tra Manolas e Maximovic. In mediana dovrebbe esserci Fabian Ruiz accanto a Bakayoko, con Demme favorito per un posto da titolare in Supercoppa contro la Juve, con Petagna unica punta supportato da Lozano, Zielinski e Insigne. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i programmi di Teleprima e vi do appuntamento nel pomeriggio per le prossime edizioni del Prima TG e del Prima TG Flash. Buon proseguo di giornata.